Ciao a tutti, sono l'avvocato Giuseppe Mecconi, mi occupo di implementazione di modelli organizzativi 231, sono specializzato nella salute e sicurezza dei lavoratori, nel diritto ambientale, mi occupo di contratti di appalto e di governance aziendali. Collaboro con la società Jure Consulting del gruppo Remark dal 2008, azienda di cui sono partner e socio. Attualmente sono organo di vigilanza di 16 aziende che hanno implementato il modello di organizzazione e controllo 231 e in questo clip vorrei rispondere a domande che molto di frequente mi vengono poste da tanti imprenditori e dirigenti di azienda. I contratti di appalto possono essere considerati genuini? Parlando di modelli organizzativi, non si può non parlare di contratti di appalto. Non si può implementare un valido modello organizzativo senza analizzare con attenzione i principali contratti di appalto presenti nell'ente. Come certamente noto, stipulare un contratto di appalto per un'impresa può sottendere a due principali problematiche giuridiche. La prima deriva dalla salute e sicurezza dei lavoratori. Quando l'impresa sceglie di affidare all'esterno un'attività propedeutica al ciclo produttivo, terziarizza in parte anche il rischio sulla commissione di reati in violazione della normativa infortunistica. In questo caso deve rispettare quanto previsto dall'articolo 26 del Testo Unico Sicurezza. In seconda istanza, l'affidamento a terzi di determinate attività produttive espone l'impresa al rischio di una non genuinità dei contratti di appalto stipulati. In tali casi le insidie sono connesse con la disciplina della cosiddetta legge Biagi. Il contratto di appalto può essere utilizzato illecitamente per ridurre i costi della manodopera. In tali casi sono previste delle importanti sanzioni amministrative proporzionali al numero dei lavoratori utilizzati nell'appalto, oltre che alla possibilità dei lavoratori di poter aderire al giudice del lavoro per vedere riconosciuto un contratto di lavoro subordinato. Un contratto di appalto, per potersi definire genuino, deve rispettare queste principali tre caratteristiche. Primo, l'appaltatore deve essere autonomo e indipendente con un'organizzazione dei mezzi necessaria per svolgere l'attività appaltata. 2. L'appaltatore deve mantenere l'esercizio di un autonomo potere direttivo. Ed infine, l'appaltatore rispetto al committente deve assumersi il totale rischio di impresa. Ovviamente la materia è molto complessa e tutti i contratti di appalto aziendali andrebbero analizzati singolarmente con la dovuta attenzione. Ogni qualvolta che un contratto non rispetta uno dei requisiti prima citati, fa incorrere l'azienda nella responsabilità di un illecito appalto di manodopera. In Italia soltanto agenzie interinali possono affittare manodopera. Le aziende in molti casi devono fare molta attenzione alle società appaltatrici che promettono attività in appalto a costi molto bassi rispetto al mercato. Per non perdere informazioni, iscriviti al nostro canale per essere avvisato per primo quando esce il prossimo video.